Ciao, oggi parliamo di real estate, o meglio, se vale la pena oppure no comprare una casa in Lituania. La domanda è abbastanza complessa e bisogna fare delle premesse per capire se un investimento o l'acquisto di una casa all'interno della Lituania sia conveniente piuttosto che no. Le premesse sono molteplici tra le altre cose e dipendono da cosa volete voi e da com'è il mercato in questo momento. Partiamo dall'inizio. La Lituania, dopo il conflitto dell'Unione Sovietica e il ritiro dell'armata russa e dalla Lituania stessa, era un paese totalmente abbandonato a se stesso, dove la proprietà privata non esisteva. Vi è stato un periodo di transizione dove tutti coloro che erano all'interno di una casa, che ricordo era assegnata dai sovietici all'epoca, secondo una lista che veniva stilata dal governo, sono rimasti e sono diventati proprietari dell'appartamento in cui residevano. Questo ha portato, prima di tutto, il non avere il problema degli alloggi all'inizio e purtroppo però ha portato anche delle sperequazioni. L'esempio che faccio sempre io è nel momento in cui vi è stata l'assegnazione di un appartamento in pieno centro storico ad una coppia di vecchietti e l'assegnazione di un appartamento di 3 stanze ad una famiglia numerosa in periferia, voi potete ben capire che i vecchietti si sono trovati ad avere un appartamento in pieno centro storico con un valore nettamente superiore rispetto alla coppia di 3-4 persone che invece ha avuto l'assegnazione dell'appartamento in periferia. Col tempo il mercato si è mosso. Vi sono state tantissime compravendita, soprattutto all'interno delle città e all'interno della Lituania, tra i lituani, e la situazione si è un po' stabilizzata. Il problema è sempre che chi ha avuto un appartamento in posizione prestigiose ha guadagnato un sacco di soldi vendendolo, soprattutto se era ristrutturato o comunque dopo una ristrutturazione, rispetto a chi invece ha avuto un appartamento in posizioni meno pregiate. Questo per quanto riguarda il passato. Com'è il presente? Il presente è purtroppo non tanto roseo. La Lituania ha avuto un incremento del PIL costante attraverso gli anni, da dopo l'indipendenza fino all'ingresso nell'euro, una pausa nell'incremento del PIL durante la prima grande crisi del 2009, che era stata preceduta comunque da un'altra crisi quando la Lituania era molto connessa alla Russia dal punto di vista degli interscambi commerciali, ma sostanzialmente nell'arco degli anni tutti i prezzi delle case sono sempre e costantemente aumentati. Oggi abbiamo una situazione dove vi è un'alta speculazione edilizia e si continua a costruire. Si costruiscono indipendentemente case e uffici soprattutto di classe A o A+, perché ne era una grossa mancanza. Il problema è che i costruttori, che sono una lobby molto importante in Lituania, fanno sempre pressione sul governo e su anche le municipalità per continuare a costruire, anche se non vi è tantissimo più bisogno di case oggigiorno. Poi vi è la situazione delle vecchie case sovietiche che molto spesso non vale più la pena ristrutturare e quindi la gente vuole muoversi in case nuove. Il problema è che è vero che quindi vi è uno spostamento tra coloro i quali si muoveranno tra le vecchie case sovietiche e le nuove case che dovranno essere costruite o che sono state già costruite. E quindi fanno innalzare anche il prezzo perché comunque la richiesta rimane costantemente alta. Ma il problema è che vi sarà nell'arco di 5, 10, 15 anni un abbandono totale di queste case sovietiche che nessuno vuole ricostruire o ristrutturare. E quindi moltissime cosa succederà? Moltissime di queste case verranno svendute ai vari costruttori e verranno demolite e ricostruite di nuovo. Il mercato in questo momento, come dicevo, è in pieno fermento e con una grande speculazione edilizia. Il prezzo al metro quadro a Vilnius è salito enormemente e ormai siamo intorno, per la periferia, intorno ai 1.700-2.000 euro al metro quadrato. Senza niente. Questo perché in Lituania vengono venduti gli appartamenti senza nessuna finitura, quindi senza pavimenti, senza mura interne prevalentemente in cartongesso e con una qualità medio o medio bassa. Quindi la risposta alla domanda iniziale è conveniente comprare un appartamento in Lituania? Beh, dipende da voi, dipende se volete trasferirvi qua, dipende se volete investire per poi affittare,
perché anche il mercato degli affitti è in costante crescita. Un appartamento di due stanze attorno al centro storico di Vilnius può rendere di affitto 400-450 euro al mese senza nessun grosso problema. Quindi vale la pena comprare? Io direi, se avete i soldi e non avete alternative, sì. Ma se voi volete fare un investimento, per esempio, a lungo termine, per affittarlo, potrebbe essere addirittura conveniente non venire in Lituania a comprare, ma comprare un appartamento in Spagna, in Portogallo, nel sud della Francia o addirittura in Italia. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, com'è il mercato del real estate in Lituania? Il mercato del real estate in Lituania è complesso, c'è una grande speculazione edilizia, bisogna stare molto attenti a quello che si fa e a come si compra e soprattutto bisogna avere le idee ben chiare. Se volete avere più ulteriori informazioni, scrivetemi e mi raccomando, fate subscribe al mio canale per i prossimi video sulla Lituania. Ciao!